Un interessante progetto ha visto protagonisti i giovani e gli anziani di Nocera Inferiore. Gli studenti hanno ascoltato e coinvolto i nonni per recuperare la memoria e metterla al servizio del futuro. Circa 1000 i partecipanti, 70 gli insegnanti coinvolti. I lavori, frutto del progetto promosso dal Sindacato dei Pensionati della CGIL, sono stati esposti nel chiostro della Casa Comunale. Conservare la memoria per avere un futuro migliore, mi sembra di capire che è stato un po' questo il senso del progetto che avete promosso come Sindacato dei Pensionati della CGIL. Sì, è proprio questo. In effetti noi come pensionati della CGIL cerchiamo di coniugare la memoria con il futuro. Cioè per noi rievocare la memoria non è guardare la storia con il collo rivolto all'indietro, ma rendere attuali i valori del passato per costruire insieme alle nuove generazioni un futuro migliore. In questo progetto si sono arricchiti tutti, i docenti, gli alunni e i nonni, e il prodotto è stato un grande libro, un libro formato finestra, dove si è raccolto tutti i reperti che hanno trovato gli alunni, che i nonni hanno regalato agli alunni. E poi, in ultimo ancora, c'è un film, veramente una pellicola di film, dove i soggetti sono le vecchie fotografie dei nonni. Un film in bianco e nero, ma un film ricco di luci, ricco di colori, perché è un film che è stato trovato tra le cose del passato.